si pianta, il berretto non si può mettere lì. I bambini che vivono in città forse un gesto del genere non l'hanno neanche mai pensato, invece è importantissimo. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto forte e allo stesso tempo molto semplice, che è quello dell'origine della vita. L'agricoltura è l'origine della nostra esistenza, l'origine della vita. Abbiamo scelto il grano come coltura perché è la coltura più semplice in assoluto, però dall'origine alla farina al pane. Noi vogliamo essere il tema del Fuori Expo, cioè questo è il vero Fuori Expo, è il connubio tra l'agricoltura e la civiltà moderna. Oggi stiamo occupando un'area di circa 5 ettari, che è un'area per Milano enorme. Certo, per le aziende agricole non è un'area impegnativa. C'è stato un lavoro molto molto scientifico nella selezione dei suoli. Noi abbiamo portato tutta terra di coltivo, abbiamo seminato un grano marzolino, lo dicevano i nostri antichi predecessori, per cui è un grano che si semina a marzo, per cui oggi siamo l'ultimo giorno di febbraio, ma è un grano marzolino. Vedrà nel giro di un mese, voi vedrete il pelume verde, come si osa dire nel nostro settore, e poi a luglio faremo la festa della trebbiatura, coinvolgendo tutta la cittadinanza nella trebbiatura del grano, per riportare i cittadini milanesi a quello che i loro antenati facevano normalmente anche nella cinta vicina a Milano. Ricordiamoci che la provincia di Milano è una delle province più agricole d'Italia. D'arte ambientale. L'artista Agnes Denes aveva presentato questo progetto nel 1982 a New York e grazie al fatto che tre interlocutori a Milano, che siamo noi, Fondazione Trussardi, Fondazione Catella e Confagricoltura, ci abbiano creduto, è stato possibile riproporre il progetto in una veste molto più ampia, perché sono 5 ettari di terreno e questo coinvolgimento dei cittadini, della gente nel piantare il proprio campo di grano, che l'anno prossimo diventerà un parco per Milano, è un messaggio molto importante.